non la posso pettinare. Guarda, altro che Barbie, raga, voi dovete usare il cipollotto. Barbie più cipollotto, più zucchina. È un ottimo. Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Mi sembri un gnomo con le gambette corte, con le manine storte, con 4-5 menti. Tu sei veramente storto. Sì, ma non troppo. Ciao a tutti. Ciao a ragazzi, tutti. Oggi in cucina con Marco. E lo storto. E lo so, ma soprattutto con Marco. Oggi non sei mai venuto in cucina. No, non sono mai venuto. Ragazzi, sono presente in tutti i video, ma non in questo. Ed è una ricetta sua, cioè consigliata, cioè non diamo consigliato, non diamo dal... tutti i meriti, no, a lui. Non proprio consigliata, diciamo che me l'ha illustrata la mia ragazza, che saluto. Che salutiamo. E ciao, questa Fede. Volta non mi costringerai. Sì, sì, sì. Ciao Fede, ciao e Fede. Questa volta non mi costringerai a tagliare le verdure come vuoi te. Fede, com'è perché che mi fai tagliare, che glielo dico? Mi sfrutta questa ragazza. Te le faccio tagliare come le origine. Allora ragazzi, oggi nuova ricetta dall'Oriente. Io li chiamo gli spaghettini. Semplice, così. Cioè, ingredienti. Allora, cipollotti, guarda, a piacere. Guarda, la posso pettinare? Guarda. Altro che Barbie, raga, voi dovete usare i cipollotti come Barbie. Zucchina tanto cara. Piace tanto Marco. A Michele. Che eh? Mi piace tanto Marco. Guarda come scappa, però. Mi piace fuori tanto dal video, Marco, Michele. Tutta quanta per Michele. Ah, diciamo. Comunque, la verità, Marco. Ragazzi, il cipollotto, quante ne volete? Oh, giuola! Oh, fa pure Barbie più cipollotto, più zucchina. È un ottimo. Allora, tre cipollotti. Dipende da quante persone siete a farlo. Una zucchina. Esatto. Carote piccoline come il pistolino di Michele. Che calma. Poi salsa di soia. Esatto. I vermicelli di soia o di riso. Gamberetti che puzzano più della scella di Michele. Madonna mia. E poi uova, ragazzi, per fare la frittatina. Diciamo che possiamo iniziare. Questi sono gli ingredienti. Ah, non dimenticate l'olio e il sale. E un po', pochissimo sale, perché già la salsa di soia è salata. E molto molto amore. Quello è l'ingrediente base, scusami. Bene ragazzi, quindi iniziamo. Allora, abbiamo fatto l'uovo in questo modo, come una frittata, diciamo strapazzata, e poi andrà nella padella, lo faremo vedere. Poi abbiamo tagliato il cipollotto in questo modo, piccolino, fettine piccole, e poi le carote e le zucchine vanno tagliate esattamente, aspettate che è un casino, di questa misura, vedete? Proprio come dei rettangolini piccolini. Anche le carote più o meno della stessa lunghezza. Ok, possiamo iniziare. Sembra uno sfigato detto così, però. Vabbè, perché mi fai lo zoom a me? Mettiamo un goccino d'olio. Oh raga, la ricetta la fa lui perché lui la sa. Ho fatto una... Accendiamo. Ok, e buttiamo subito il cipollotto. Un bel soffritto come piace allo storto. Tutto bello, pieno di grassi. Ma che è pieno di grassi? C'è un goccino d'olio, questo è light. Allora figa. Metti il burro. Mettiamo dentro il burro. Mettiamo dentro il burro. Ok. La ripresa è un po' storta, ma tanto vi va bene lo stesso. Storta ma non troppo. Mettiamo un goccino d'olio anche qui, in modo tale da far andare la frittatina, ragazzi. Ok, lasciamo andare qua. Mi viene da vomitare, mi sembra sbocco. È sbocco finché non cuoce tanto, cioè. Sì, sì. Ragazzi, finché non cuoce, guardate qua. Oh! Ok, l'uovo deve essere esattamente cotto in questo modo. Una bella frittatina, una bella frittatina con pochissimo olio. Qua stiamo facendo cuocere il cipollotto. E adesso mettiamo le verdure, carote, le zucchine, giù. Toste da tirare giù. Ah, ovviamente l'uovo lo lasciamo riposare lì e lo metteremo dopo. Ok.
come vi farò vedere. Ok ragazzi, come vedete le verdure sono quasi cotte, io non riesco ad aprire la salsina di soia, infatti guardate, è anti bambini ragazzi, eh. Sfumiamo con la salsa di soia, mi raccomando non mettete tanto sale perché la salsa di soia fa da sale, fa da sale, ne mettiamo ancora un pochino. Chissà che buona raga. Tanto mettete a bollire l'acqua in modo tale per mettere poi gli spaghettini che cuoceranno in 3 minuti. Poi ricordatevi che dovete fare passare gli spaghettini sotto l'acqua fredda in modo tale da fermare la cottura. Ok, a questo punto ragazzi prendo i gamberetti che erano stati scongelati prima, però sono comunque freschi, e li mettiamo all'interno delle verdure. Ma che belli che sono! I gamberetti comunque vanno messi ragazzi verso la fine, perché altrimenti cosa succede? Si scuociono troppo e diventano troppo piccoli, invece così va benissimo. Ok, abbiamo sfumato, adesso lasciamo un attimo cucinare quei gamberetti e poi mettiamo la pasta. La pasta prima. Ah, e poi la frittatina all'ultimo? Sì, e poi la frittatina all'ultimo. Non lo sapevo, bene. Mettete la pasta ragazzi, lasciatela andare per 3-4 minuti. E poi mi sembra plastica. Faia, no, lascialo così, non sradicarlo. Ok. 3-4 minuti, ragazzi, e poi lo dovete subito mettere all'interno di un dello scolapasta. Scolapasta e mettere con l'acqua fredda in modo tale che si raffreddi subito e poi lo mettete dentro il composto di prima. Ok, scolate pure la pasta. Via. E fate andare l'acqua fredda subito l'acqua fredda in modo tale da fermare fermare tutto la bollitura. Ok e metteteli qua dentro nella padella. Sì nella padella. Ale, ok, che adesso belli. Girate, sono belli, è troppo belli. E poi mettete l'uovo semplicemente dopo. Vai Mari. Serve, mi sa che ti conviene anche con questo, che devi districarli. Facciamo così. Ragazzi, è mamma. Questo. Appunto, vedi, è un po' difficile da districare sti spaghettini qua, ma poi quando ci se la fa, si mettono dentro le uova e il risultato è questo. Bene ragazzi, quindi complimenti alla ricetta, a Marco e alla sua ragazza Fede, grandissimi, e vado con la sigla. Raga, è stranissima, però ti giuro. Ma che scotto. Attenzione, vedi, cagna, eh. Cagna. Girati verso di là. Buono, ma non troppo. Bella raga, quindi questa ricetta strabuona, ragazzi, provatela veramente a casa. Come sempre lasciate un bel like al raggiungimento di 150 like. La prossima ricetta insieme a Marco. Quindi ragazzi, condividete ovviamente questa ricetta con i vostri amici, come sempre, le solite cose si sanno. Ci vediamo domani alle ore 15 o alle ore 17 con un nuovo video oppure una nuova live. Quindi per questo video è tutto. Un saluto come sempre dal vostro Start, ma non troppo. Ciao ragazzuoli!